Coach Pistola, a Cuneo è appena arrivato, grande palazzetto, grande voglia di pallavolo da parte di tutta la città e tutto l'ambiente, pressioni dalla società e oggi ha conosciuto anche la stampa. Che ne pensa di questa avventura? Molto stimolante perché ovviamente ci sono tutti i presupposti per far bene, da un impianto bellissimo a una tradizione insomma, che fa respirare il pallavolo in ogni angolo della città, da una squadra allestita comunque con un organico importante per la Serie A2, quindi diciamo che i presupposti per poter fare un ottimo campionato ci sono. Adesso siamo lì a pochi punti da insieme alle prime, cercheremo insomma di lavorare in modo tale da crescere in questi 2 mesi che mancano da qui alla fine, poi vediamo se saranno playoff, disputare dei grandi playoff. Che cosa le ha chiesto la società, se le ha chiesto un obiettivo specifico? No, non si sono parlati di obiettivi né di classifica né di risultati immediati. Si doveva dare una svolta per cercare comunque di ritornare a portare queste ragazze, questo organico a un livello importante. Ovviamente erano complici anche delle difficoltà fisiche, perché comunque abbiamo avuto 2 infezioni comunque importanti in queste ultime settimane. Adesso la società è intervenuta sul mercato per completare l'organico, ecco, quindi ci sono i presupposti per poter tornare a parlare comunque di una squadra competitiva ai massimi livelli. È un bel campionato soprattutto per chi lo vede e lo vive da fuori, con tante squadre nei primi posti molto vicine tra loro. Che ne pensa di questa lotta? Ma penso che probabilmente questo concentramento di partite, queste partite così ravvicinate hanno sicuramente contribuito a rendere questo campionato ancora più equilibrato, che da 2 è sempre stato un campionato molto equilibrato, però forse verso l'alto solitamente c'erano quelle 2 o 3 squadre che riuscivano a fare il vuoto dietro già da metà campionato. Quest'anno invece è un gruppone nutrito di 7-8 squadre che stanno molto ravvicinate e probabilmente gli impegni così concentrati hanno permesso magari delle volte anche alle squadre di seconda fascia di portare via punti a squadre importanti, quindi sarà molto importante riuscire a giocare queste ultime 11 partite come fossero 11 finali, perché comunque in ogni partita c'è la possibilità di prendere punti ma anche di perderli.